Quando fai l'insegnante, diciamo che è l'aspetto più rigoroso, forse. Non so come, cioè cerco di immaginare come potresti essere come insegnante, se sei severa oppure no, però... Ma in realtà sono una persona che crede moltissimo nel metodo di insegnamento americano for dummies. Gli americani hanno un modo di dire, vendono addirittura dei manuali, li chiamano for dummies. I dummies sono quei pupazzi che vengono usati nei crash test delle macchine, sono pupazzi senza vita, però se quel metodo lo riescono a capire i dummies, i pupazzi, allora ragion di più che per le persone è molto intuitivo. Quindi questo metodo, questo modo di spiegare le cose tipicamente americano, di semplificare, far capire per esempio le cose, trovo che sia geniale, perché se tu ti inalberi sul tuo lessico strutturato e strafigo da insegnante, la laringe, adduciamo e le corde, ti può capire un numero ristretto di persone che ha competenze specifiche. Se tu invece cerchi di far capire che sorridendo come un cavallo tiri le redini e la tua voce si alza a chiunque, tu diventi una persona che fa arrivare l'arte del canto a chiunque, ed è giusto che sia così. Non credo che il canto debba essere qualcosa di elitario, non credo che gli insegnanti debbano usare termini aulici o estremamente difficili. Credo che l'insegnante più bravo sia quello che lo fa capire a tutti. Altrimenti non sei un insegnante, sei una persona che si loda e si imbroda e parla solo per compiacere se stessa. Sì, sono d'accordo. Questo con penso. La... Sì. Cioè, poi per carità, io credo che il canto, ripeto, nello specifico sia un'arte che deve essere accessibile a tutti, perché fa star bene, perché mette in ordine la postura, ci fa stare anche fisicamente bene, sviluppa muscolature congeniali per stare retti senza disformismi, e quindi siccome il canto, canta che ti passa, è di beneficio dell'umanità, bisogna saperlo insegnare a tutti, e quindi il lessico va un attimino semplificato. Beh, mi sembra anche questa una giusta osservazione, un giusto approccio per fare un determinato discorso e per forse farsi ascoltare anche di più. Infatti guarda, il libro che ho scritto, perché poi dopo anni di insegnamento dal 2002, come ti dicevo, l'anno scorso nel 2017 a marzo è uscito il mio libro, che è un metodo di canto moderno, che si chiama Voce Strumento Interiore. Già il titolo ti fa capire, Voce Strumento Interiore, che è l'unico strumento che non è fuori da te ma è dentro di te, quindi richiede un attimino di postura, respirazione e giusta gestione degli apparati, conoscenza e gestione degli apparati interni del nostro corpo. Quindi a mio parere il canto è un'attività aerobica leggera, c'è anche un po' di movimenti congeniali da fare, quindi riguarda anche l'attività fisica, è l'unica disciplina musica e sport messa insieme, e quindi questo libro Voce Strumento Interiore sta avendo, sono contenta di aver già venduto molte copie, sono contenta che di avere anche allievi che mi arrivano da Urbino, da Perugia, da Milano, a fare corsi full immersion per provare su se stessi il metodo. Sta avendo molto successo perché è spiegato con parole semplici, intuitive, con esempi che tutti possono capire, e allegato al video c'è un canale YouTube che si chiama come il libro, Voce Strumento Interiore, dove quando tu leggendo arrivi a un certo punto, a un certo capitolo, c'è scritto vai a vedere capitolo 3, video numero 4, il registro acuto. Allora vai sul canale, cerchi capitolo 3, video 4 e trovi me che te lo faccio vedere di persona. Io infatti, quindi, l'altro giorno quando ne avevamo parlato nella telefonata che ci siamo fatti, sono andato a curiosare su YouTube e come ti dicevo prima avevo guardato la lezione, sì, sul falsetto e qualche altro pezzettino così, e in effetti l'ho trovato molto interessante, devo dire. Ed è una cosa innovativa, nel senso che se tu vai a vedere, io ho comprato tanti metodi di canto, ho seguito tanti corsi, però nessun insegnante svela completamente i propri segreti, e questa cosa non la trovo tanto giusta, nel senso che cosa vai a pagare una persona un tot all'ora se poi questa non ti spiega i segreti più profondi e non ti apre un mondo. Molti insegnanti da cui sono andata vedevo che non concedevano, non elargivano, non insegnavano, non svelavano i propri segreti, e io ho detto basta, io sarò il primo insegnante al mondo che invece ti dice tutta la verità, nient'altro che la verità. Beh. E quindi col mio libro tu impari a cantare, e se ancora non ci sei riuscito leggendo il libro e guardando i video e non ti si è aperto un mondo che dentro di te hai detto ah ecco, ma allora si fa così, cioè se non riesco ad aprirti uno spiraglio, ad aprirti la mente, allora vieni, ti fai 4 ore personalmente, così provi su di te, sul tuo corpo, cos'è cantare. Vabbè. Questo secondo me non l'ha mai fatto nessuno e sono orgoglioso di averlo fatto per prima. Beh, video corso. In effetti è una cosa innovativa. Poi tra l'altro ho letto da qualche parte che
corsi di canto moderno in Italia, cioè i metodi così, erano di difficile reperibilità. Fino al 2012 mi pare non ci fosse niente di serio. Allora, in realtà c'è ancora tanta gente che cerca questo metodo Voicecraft, perché allora il metodo nostro di patrimonio, noi usiamo il bel canto, quindi in Italia se tu canti in italiano, se tu vai al conservatorio anche tu studi il canto lirico, perché è nostro per patrimonio e per questo siamo conosciuti infatti, all'estero e nel mondo. Infatti. Invece tu, quando tu accendi la radio, ogni canzone che tu senti cantata in inglese, vuoi per proprio tipologia della lingua, fonazione della lingua straniera, il metodo fondante di tutta la musica moderna cantata in inglese è il metodo Voicecraft, che è l'equivalente del metodo lirico, ma è patrimonio americano, perché il Voicecraft è un metodo americano, quindi completamente diverso dal canto lirico. Infatti il mio libro Voce e strumenti interiori in realtà in alcuni passaggi va proprio a far vedere la differenza tra canto lirico e canto moderno. Il metodo Voicecraft fino al 97-98, ma penso anche successivamente, non esistevano libri tradotti in italiano, quindi o tu andavi in America, te lo compravi e sapevi bene l'inglese, lo portavi a casa e lo leggevi, o se no non esistevano proprio, trovare un libro che parlasse del metodo Voicecraft in Italia fino a qualche anno fa era difficilissimo. Al tempo stesso, nel frattempo, grazie a Dio, sono arrivati dei corsi, quindi Gioestila poi ha abilitato degli insegnanti per l'Italia, so che l'Università di Bologna fa dei corsi di Voicecraft, quindi ultimamente sta diventando un pochino più semplice avere accesso al Voicecraft, però il grosso ostacolo era questo e ancora oggi continua a essere un ostacolo, perché il governo italiano ha introdotto corsi di perfezionamento che però sono di primo e di secondo livello all'interno dei conservatori, ma li ha introdotti dal 2011-2012, quindi fino al 2011-2012 in Italia se tu andavi al conservatorio non studiavi canto moderno, studiavi solo canto lirico. Poi dal 2011-2012, e non tutti i conservatori lo fanno, so che lo fa il conservatorio di Cuneo perché abito in provincia di Cuneo, però non tutti i conservatori hanno corsi di primo e secondo livello di canto moderno, quindi in realtà se tu per diplomarti insegnante di canto al conservatorio impieghi 3 anni, tu calcola che siccome il canto moderno è arrivato nel 2011-2012, fino al 2015 non c'erano insegnanti abilitati al canto moderno ministerialmente parlando, cioè a livello di Ministero dell'Istruzione. Capirai che io come insegnante di canto moderno, avendo cominciato nel 2002, insomma ero un pochino più avanti, anticipo sui tempi, e quindi quando io parlavo di Voicecraft molti non sapevano neanche di cosa stessi parlando. Adesso fortunatamente si sta divulgando anche a livello ministeriale il canto moderno, ma è da poco, insomma è veramente giovane questa cosa. Comunque vabbè, questo se vogliamo è stato per te quindi un vantaggio, perché sei arrivata un po' prima di quello che poi è stato fatto col passare degli anni, visto che avevi già iniziato con un certo anticipo questa cosa. Esatto, tu calcola che oggi se io volessi far domanda in un conservatorio potrei essere assunta a insegnare in un conservatorio, anche perché con la pratica, con i dischi, col curriculum, diciamo che i diplomati del 2015 fanno subito domanda per diventare insegnanti, ma in genere ci vuole un pochino più di curriculum poi per entrare come insegnante in conservatorio. Quindi oggi quelli che hanno la mia età, che hanno magari 46 anni e cantano dischi da quando ne avevano 22, che hanno una carriera intera sui palchi e che hanno anche un metodo pubblicato, oggi possono fare domande e diventare insegnanti di conservatorio, cosa che appena ci sarà qualche bando mi riservo di fare, incrociamo le dita e speriamo. Giustamente, in bocca al lupo direi. Speriamo. No, comunque no, a proposito di persone che hanno, calcano i palchi da un po' di tempo, devo dire, e questo lo dico un po' a tradimento, non ci siamo preparati prima, che ho visto un tuo filmato girato, penso ad Acireale se non sbaglio, nel mese di febbraio, e eri sul palco con un medley di 2 brani da Blitz. E devo dire complimenti, perché la voce dal vivo c'è ancora, è molto molto sì, potente. Questo ti fa veramente onore, perché cioè poi molti pensano a cose costruite in studio, ma in realtà non è così. No, io sono dal vivo quando canto, ovviamente la musica della discoteca è musica elettronica, quindi canto su base, ovviamente su CD o su MP3. Però c'è anche da dire che poi quando si faceva musica da discoteca, qualche piccola coreografia, qualche piccolo passo, movimento sul palco bisognava saperlo fare. E quindi nonostante gli acciacchi dei 46 anni, se hai visto il video mi vedrai anche saltellare a destra e a manca. Infatti com'è. Lo stavo dicendo, stavo per dire che la nostra Viviana, oltre a cantare, si muove ancora molto molto agilmente. Questo ti fa veramente onore e complimenti, devo proprio dirlo. Ho colto l'occasione per dirtelo dal vivo, diciamo così, in diretta, perché mi sembrava giusto farlo,
E effettivamente ho visto quel video e dico, però la nostra Viviana se la cava ancora molto molto bene. Guarda, ti dico, noi che penso che siamo più o meno della stessa generazione, o comunque tu hai vissuto gli anni 80, io quando ero piccola non vedevo l'ora di tornare da scuola, accendevo il televisore per guardare Saranno Famosi, che era questo, te lo ricordi, era questo telefilm che faceva vedere la School of Arts, che era un liceo musicale di New York, dove chi entrava imparava a fare tutto, imparava a cantare, a ballare, a suonare il pianoforte e a recitare. Perché in America non si distingue l'arte dall'arte, quindi in America se tu vuoi fare cantante devi almeno sapere un pochino anche recitare, avere un po' di dizione e anche saper muovere qualche passo. E io continuo a essere dell'idea che loro hanno perfettamente ragione. Tu puoi essere un bravissimo cantante, ma se poi sei fermo lì, noi in Piemonte diciamo come un piulette, come un paletto piantato per terra, non sei un artista completo. Non dico di essere un gran ballerino, ma bisogna anche saper muovere qualche passo. Io credo nella formazione dell'artista a 360 gradi. Ok, sai cantare, però impara un po' a impostare la voce, a saper fare una lettura, un buon monologo al microfono e magari anche a muovere qualche passo. Infatti nei miei corsi di canto io includo un po' di dizione, non dico movimento, ma comunque movimenti funzionali e coreografie, qualche movimento funzionale lo inserisco, perché è necessario, insomma. Beh, però appunto dipende poi anche dal genere musicale che fai, però chi fa qualcosa che ha almeno un vago ritmo da ballo, certo, diciamo così, se anche muove due passi sul palco, male non fa. Poi vabbè, nel tuo caso devo dire che pensando al discorso di Saranno Famosi, tu hai iniziato, se non sbaglio, molto molto piccola a suonare pianoforte. Sì, ho cominciato a 6 anni, anche se quando hai 6 anni non ti piace molto passare i pomeriggi in casa a suonare il pianoforte, preferiresti uscire, è stato un sacrificio che però ne è valso la pena, insomma. Beh, in effetti poi da lì è partito poi tutto il resto, perché la passione per la musica, il canto e tutto quello che ne consegue e poi va bene. E adesso ti rubo ancora un po' di spazio per dire questa cosa, perché poi anche qui tutto porta a che cosa. Io ho creato un format che si chiama Invoice Pro Service, quindi invoice dentro la voce, pro a favore, service servizi, cioè io questo format mi avvalgo di collaboratori e oltre al corso di canto base che curo personalmente ho fatto un corso professionalizzante. Questo format si occupa di formare cantanti a 360 gradi. Quindi cos'è un cantante a 360 gradi? È anche uno che sa suonare il pianoforte, perché altrimenti non può scrivere una canzone. Quindi Invoice Pro Service, che è questo format che ho creato e che c'è sia su Torino che su Mondovì dove vivo, quindi lo insegno su due province, su Torino e sulla provincia di Cuneo, si occupa di questo, formare cantanti con tutto quello che vive attorno. Quindi parti dal corso di canto base, impari a cantare bene, ti viene dato un diplomino, un attestato ovviamente firmato da me, certificato da me, poi quando sei un cantante bravo passi al corso professionalizzante. Che cos'è? Devi imparare a registrare in studio, perché poi un conto è cantare sul palco, un conto è cantare in studio di registrazione, sapersi fare armonizzazioni e cori. Quindi si incidono 10 tracce, vieni da me, incidi un album, impari a farti tutti gli arrangiamenti vocali, doppiaggi, controvoci, armonizzazioni di terza, quinta, sulla fondamentale, cori, doo-wop, lines, cioè tutti gli strati di coro sotto la tua voce. E... Pronto? Dici brani. Pronto? Sì, sì, sento, vai e viene un po' la linea. Pronto, mi senti? Sì, sì, adesso ti sento. Ok, dopo che termini la registrazione di quest'album, se sei stato in grado di farti gli arrangiamenti vocali, c'è il diploma di corso professionalizzante e poi cosa può fare un cantante? O diventa uno che sa scriversi le canzoni, a quel punto fai un corso di pianoforte, armonia e composizione, devi imparare a suonare. Ti serve saper suonare non solo per saper scrivere delle canzoni, ma anche per un domani diventare insegnante di canto, perché devi accompagnare la gente a pianoforte. Quindi c'è il corso di pianoforte, armonia e composizione per cantanti che ne fa o degli insegnanti o dei compositori di linee melodiche, come è stato per me. Alla fine di questo percorso impari anche a usare un software musicale, un software che puoi installare sul computer perché tu possa farti un home record in studio e quindi diventare un compositore a casa tua. Io quindi ho fatto dei corsi tutti inerenti al mondo della voce e al percorso che può fare un cantante in una vita di carriera. C'è anche il corso di dizione, un corso di recitazione e adesso da quest'anno volevo introdurre anche un piccolo corso per quello che dicevamo di danza moderna, perché se vuoi essere un cantante o un artista a 360 gradi devi sapere anche scrivere, ballare, impostare la voce e eventualmente anche recitare un po'. Anche perché ormai effettivamente chi sta sul palco deve fare più o meno questo, perché se guardiamo gli artisti che vanno adesso sanno cantare, ballare e magari si scrivono anche i brani da soli. Quindi... Esatto, quindi per diventare completo tu devi passare degli step e ovviamente devi studiare, perché se ti improvvisi o canti soltanto potrebbe non essere sufficiente, devi essere un artista completo.
Con i tempi che corrono, sì, effettivamente sono d'accordo con te.